Amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti. Oggi ospite speciale che tra l'altro mi ha costretto ad arrivare puntuale. Non so se ci avete fatto caso, ma oggi non sono in ritardo, contrariamente da chi già stava dicendo in chat. Io punto 10 a 1 che è in ritardo di almeno 5 minuti, e invece no, sono solo 4. Vi ho fregato. Comunque, amici, che dire? Oggi abbiamo l'ospite, ma parliamo di grafici, quindi non spaventatevi, non scappate se eravate qui per un po' di analisi, per un po' di grafici, perché siamo in due a farla oggi. C'è questa piccola differenza dal solito. Allora, se vi state chiedendo chi è l'ospite di oggi, vuol dire che non siete abbastanza sul pezzo, perché non seguite i ragazzi emergenti di YouTube Crypto. Io ormai lo chiamo così. Se mi seguite, voi sapete io come la penso. Non dovete mai seguire una sola persona, non dovete mai limitarvi a un solo punto di vista. Bisogna sempre avere tante fonti. Che parliamo di cripto in Italia, di trading in particolare, siamo pochi e quindi, che dire, dovete seguirci tutti. Questo è il minimo che dovete fare per farvi un'opinione un po' più ampia possibile. Quindi oggi io vi ho portato Emiliano dal canale YouTube Afterside Crypto. Adesso si presenterà lui, ma fondamentalmente tratta cripto un po' a 360 gradi, ma con un occhio particolare per il trading, ed è proprio per questo che mi è piaciuto e ho deciso di portarlo qui. Noi ci siamo già fatti una chiacchierata oggi fuori diretta di un'oretta, anche che ci siamo scambiati un sacco di opinioni sul mercato, su quello che sta succedendo, e abbiamo deciso per l'appunto di portarvi queste opinioni, questa chiacchierata anche in diretta, perché se ne potrebbero vedere delle belle. Due teste invece di una fanno analisi, secondo me, più interessanti. Quindi basta, perché se no parto con il solito monologo, io ormai sono abituato così. Che dire, vai, presentati, di chi sei, Allora, fatti conoscere, insomma. ciao a tutti ragazzi. Vabbè, intanto grazie mille Luca per avermi ospitato qua sul tuo canale. È una cosa veramente fantastica, anche perché, come hai già anticipato te, siamo emergenti, nel senso che il canale è attivo da veramente poco. L'obiettivo è quello di portare dei contenuti di qualità, poter portare anche una visione diversa appunto del mercato, per appunto cercare di aiutare, guidare un po' le persone all'interno di questo, diciamo, selva, no? Di cripto, che ovviamente è sempre un mercato complesso e articolato, e quindi per aiutare anche le persone ad avere una visione di mercato. E Afterside quindi nasce con questo obiettivo qua, anche con una parte anche un po' più tecnica, che viene seguita solitamente da Simone, che magari alcuni ragazzi conoscono nei gruppi di Band Protocol o comunque Afterside Crypto, nel quale appunto svolge la questione di validazione, quindi è un supporto molto importante per gli utenti. Io mi occupo principalmente della parte finanziaria, quindi di analisi dei grafici, di trading, un po' come approcci te il mercato, e cerco di dare il mio piccolo contributo. E lo fai molto bene, lasciami dire, perché io stesso mi sono guardato alcuni dei tuoi video e non sono banali, secondo me. Non sono le classiche, non lo so, le letture di un articolo con commento oppure insomma contenuti di poco spessore, ma dico la verità e non lo dico per fare la lecchinata. Andatevelo a vedere, secondo me vi piacerà, vi interesserà. È una visione particolare, soprattutto tecnica. Detto questo, noi oggi siamo qui con lo stesso scopo di sempre, ovvero rispondere alle vostre domande, andare a dare un'occhiatina ai grafici, a quello che succede, con due voci anziché una. Quindi mi raccomando, siate belli carichi, perché tra un 5 minuti vi leggiamo e vi rispondiamo. Io volevo iniziare con una tematica abbastanza calda, Emiliano, ovvero chiederti: che cosa ne pensi di questo trend che sembra essere in atto più che mai, essere nascente al momento, però ormai lo danno quasi tutti per certo, del fatto che molte aziende stanno investendo in Bitcoin? Caspita, questa è una cosa molto grossa a mio parere, e potrebbe veramente cambiare le carte in tavola sul mercato. Potrebbe rendere l'anno 2021 un anno molto interessante per noi che seguiamo questo mercato e che ci siamo dentro. Tu che cosa ne pensi? Ma esatto, hai detto bene te. Secondo me questi avvenimenti stanno cambiando il mercato. Il mercato delle cripto, secondo me, è in continua evoluzione. E come dicevamo già nella nostra chiacchierata di questo pomeriggio, io tendo a categorizzare il mercato in tre fasce temporali, no? Una prima fascia,
dove appunto Bitcoin era ancora emergente, quindi era un po' un esperimento, era visto più come un mezzo per poter pagare la pizza, pagarci il caffè, pagarci insomma dei beni materiali, no? Ora poi abbiamo passato la fase 2016-2017 dove era visto più in maniera diciamo negativa, no? Era associato tanto al dark web, l'acquisto di cose, cose illegali, eccetera. Secondo me ora siamo nell'ultima fase, cioè nella fase di maturità di questo mercato, ovvero Bitcoin come asset e quindi come diversificazione di portafoglio, no? Quindi più di un punto di vista finanziario. E secondo me il fatto che queste aziende molto grosse inizino ad approcciare all'interno di Bitcoin, inizino a diversificare il loro patrimonio cash all'interno di Bitcoin, nascano tanti trust appunto istituzionali, fanno sì che effettivamente il mercato diventi maturo e che quindi possa crescere e magari consolidare su dei livelli veramente importanti. Quindi questa è un po' la mia visione. Allora, io stavo vedendo che qualcuno dice che sente un po' di eco, ma è tutto per tutti voi o solo? Perché c'è una persona sola che sta dicendo io sento un po' di eco, ma vedo anche delle smentite. Comunque, no, niente, scusate questo piccolo off topic, ma volevo, okay, insomma, sapere un po' se si sente bene, perché sai, le dirette sono sempre così. Una volta vanno bene, due volte no, succede sempre qualcosa, ma il bello è quello. Si sente bene, bene, grazie, grazie della conferma, ho bisogno di conferme oggi. In ogni caso, io sono d'accordo con te, perché di fatto, insomma, si parlava tanto, no, all'inizio degli investitori istituzionali che entravano nel mercato, che lanciavano prodotti di investimento adatti anche a investitori di un altro tipo rispetto a noi. Noi entriamo in Binance, acquistiamo i nostri Bitcoin e siamo tranquilli così. Però di fatto magari un'azienda, un istituto di credito, un istituto finanziario non è che se la sente, no, di approcciare il mondo cripto con la nostra scaltrezza, lasciami dire, con tutti gli oneri che ne derivano sulla sicurezza, sulla gestione delle chiavi, sullo stare attenti a fare le mosse giuste, a non sbagliare, perché, caspita, quando si muovono dei miliardi non è proprio così leggera la situazione come quando si fa un acquisto di 1.000 euro. E quindi io credo che anche quello sia stato un po' il primo scalino che ha permesso poi a investitori appunto più importanti di entrare in questo mercato. E quindi anche le aziende che hanno bisogno appunto di strumenti semplici, sicuri e soprattutto regolamentati, perché di fatto hanno degli obblighi di bilancio, devono comunque essere trasparenti, in particolare le aziende americane, perché l'IRS è particolarmente severa su questo, e quindi appunto la disponibilità di tali prodotti apre dei portoni giganti. E il fatto che un'azienda come Tesla abbia dato il via a questo pazzo rodeo, direi che è un precedente notevole. Adesso si vocifera che quali saranno le prossime, io non so esattamente quali e quando saranno, però mi sento di dire che di fatto ci saranno delle prossime aziende che seguiranno il passo di Tesla. E infatti io ho visto anche delle interviste in questo periodo, in questi giorni, che poi vabbè, c'è Michael Saylor, che è il nostro bull preferito ormai quest'anno, è stato lui a lanciare questa moda con MicroStrategy, è stato il primo ad acquistare grosse quantità di Bitcoin e di fatto addirittura ha tenuto un evento, avevo visto, dove ha ospitato dei CEO di grandi aziende, l'avevo letto sul suo profilo Twitter, e gli spiegava la potenzialità di Bitcoin e come approcciarli, quindi come acquistarli, come muoversi e cose di questo tipo. E a detta sua hanno partecipato veramente in tanti. A questo punto mi viene da chiedermi, chissà se c'era anche Elon Musk a questo punto. E un altro spunto di riflessione che mi viene da fare, direttamente correlato a questo: il mercato in questi giorni sta andando fuori di testa. Non so se hai visto oggi cosa sta succedendo su alcune altcoin in particolare. Bitcoin nei giorni scorsi, per ovvi motivi, ha pompato. Insomma, la tensione è palpabile, secondo me. Una situazione molto, molto calda. E secondo te, questa situazione di esagerato bull market è un po' simile all'anno 2017, quando c'è stata quella grossa bolla alla fine di Bitcoin? Abbiamo visto un 10x praticamente, a cui poi è seguito, ahimè, un anno e oltre di bear market. Tu pensi che uno scenario del genere si possa replicare, magari non uguale, magari simile, oppure stavolta ci sono dei presupposti diversi?
Allora, ottima domanda, perché appunto è credo il focus appunto che tanti si chiedono, no? Andremo come il 2017, ci sarà lo scoppio pazzesco. Ma allora, è ovvio che a mio avviso è sempre un gioco di probabilità, no? Quindi non possiamo mai escludere ogni scenario apocalittico, ecco. Però secondo me, come abbiamo detto prima, il mercato si sta evolvendo tanto. Il 2017 lo vedo diverso rispetto ad oggi, perché oggi c'è più consapevolezza, secondo me, di quello che è Bitcoin e di quello che sono le cripto. Stiamo andando verso un'adozione più istituzionale, che ricordiamo nel 2017 istituzionali lo vedevano Bitcoin come un mezzo scam, una mezza truffa, una cosa da starne alla larga, almeno questa era la visione un po' più, no, di ampio respiro. Oggi stanno entrando, sicuramente gli istituzionali non hanno l'intenzione di fare, non sono trader, ok? Quindi acquistano posizioni per diversificare il loro patrimonio e quindi andare appunto a consolidare parte di cash, soprattutto in una situazione macroeconomica che ricordiamo non essere appunto delle migliori, come usando cash come bene rifugio, ecco, sarebbe proprio da evitare. Quindi secondo me il contesto è completamente diverso. Ora, Non so dirti se scoppierà, però ti dico anche che secondo me certi livelli di prezzo, a mio avviso, non saranno più rivisitati, perché appunto per me si sta evolvendo un mercato più consapevole, più maturo, e più istituzionali entreranno e meglio sarà secondo me per la stabilità anche del prezzo. Sì, di fatto è così un po' per tutti i mercati, l'abbiamo visto anche sull'oro in passato, se ci pensiamo, perché quando un mercato è ancora poco liquido e soprattutto secondo me un grosso ruolo, un ruolo importante lo fanno gli strumenti derivati, perché a volte li si demonizza tanto, però la possibilità di operare in maniera libera anche in direzione short, la possibilità di coprire le posizioni con futures, la possibilità di acquistare opzioni, di fatto vanno a introdurre un pricing più corretto poi dell'asset. Il mercato matura, c'è maggior liquidità e quindi poi tendenzialmente, andando avanti nel tempo, la volatilità poi tende appunto a diminuire. Io credo che con Bitcoin, vabbè, sicuramente ancora presto per fare un paragone di questo tipo, però penso che ci stiamo muovendo un po' in questa direzione. A furia di entrare liquidità, io mi immagino che vuoi perché da un lato l'offerta, la disponibilità, la liquidità di Bitcoin in giro per gli exchange diminuirà, perché caspita, se entrano in gioco dei player che vogliono acquistarlo per fare degli holding, come dicevi tu, di medio-lungo periodo, tra l'altro se andate a prendere l'esposto che ha fatto Tesla alla SEC, dove ha dichiarato riguardo al quarto trimestre del 2020, c'era la dichiarazione finanziaria dell'azienda e c'era dentro appunto quella dichiarazione, quella famosa comunicazione che ha detto poco fa, che ha pubblicato poco fa, che ha voluto investire parte della sua tesoreria in Bitcoin, ma c'è scritto proprio che vuole investire come asset di lungo periodo, non per speculare, e addirittura dice: sono consapevole che questo potrebbe subire anche delle variazioni negative di prezzo, ma non me ne frega niente, in sostanza dice, io l'ho fatto per diversificare rispetto a tenere cash nelle casse dell'azienda, e questo è il ragionamento. E quindi di fatto, se tante aziende procedono in questa direzione portando via liquidità dal mercato, beh, caspita, allora la domanda aumenta, la liquidità diminuisce e direi che l'andamento è abbastanza, come dire, non dico prevedibile perché utilizzerei una parola proibita, però ci si può aspettare quantomeno una crescita del valore nel tempo. Che dire, andiamo a vedere qualche domanda, cosa dici, visto che vedo che ce ne sono tante, yes. Poi se no ci dicono che non ce li filiamo. Assolutamente. Allora, voi potete chiederci qualsiasi cosa, su una coin particolare, su come va il mercato, su qualsiasi visione che volete avere. Allora, la prima ovviamente domanda è su BNB, che di fatto oggi è abbastanza un protagonista. Adesso non ho visto se sta continuando in questa direzione, aspetta che ci vado a dare un'occhiata. Vediamo un attimino cosa abbiamo qua. Sì, direi di sì, più 25%. Adesso avevo il grafico intraday aperto perché, come ti dicevo, avevo provato ad aprire un long su Bitcoin che però ovviamente mi ha missato per qualcosa come $30. Questo è il grafico di BNB. Io non lo so, vi dico, stamattina mi sono svegliato, ho aperto, come sempre faccio da bravo malato, la prima cosa che ho fatto è aprire la mia asset allocation e ho visto uno sbilanciamento rispetto a BNB.
perché c'è cioè BNB FTT in realtà, che sono parte del mio portafoglio. Sicuramente chi mi segue sa anche come, qual è il mio piano di approccio rispetto a queste due coin. E caspita, cioè, le fette, la proporzione direi che è variata parecchio, perché ha fatto un bel incremento. Secondo te, Emiliano, cos'è dovuta questa FOMO, soprattutto sugli exchange token oggi? Perché infatti il nostro amico qui che ci segue, Filo, che ci ha fatto la domanda, chiede: è più facile, io ho detto più volte che è più facile valutare un token di un exchange, cioè valutare nel senso di dargli un valore tangibile, tra virgolette, un fair value. Sì. Perché effettivamente, sì, secondo me, tu puoi farti un'idea sull'utile che l'exchange genera, sul cash flow, sul modello di business che c'è dietro. Quindi, facendo un po' ovviamente di approssimazioni, perché non puoi dire vale X, vale Y, tu puoi comunque farti un'idea se è sovrapprezzato o sottoprezzato, in particolare comparandolo magari con gli altri exchange token. E quindi ci chiede: ma come si potrebbe fare per equiparare due exchange più o meno simili? Ad esempio, dire che BNB è sopravvalutato o FTT sottovalutato? È una domanda difficile. Adesso provo a dare la mia risposta, poi passo la parola anche a te, che così poi confrontiamo, sì, le opinioni. In ogni caso, io guardo soprattutto la supply complessiva, ovviamente, il volume dell'exchange, perché di fatto è quello che poi genera le fee e quindi l'utile dell'exchange stesso, e infine gli altri possibili utilizzi, ok? Quindi, ad esempio, BNB ha di per sé anche l'essere un po' il gas della Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain, che tra l'altro, non so se hai visto, oggi ha fatto un record pazzesco di transazioni, ha superato Ethereum come transazioni on-chain. Pazzesco questo, perché la DeFi su Binance Chain, sì, è arrivata a dei livelli incredibili. Non a caso i token come Pancake, di cui parlavamo oggi, tra l'altro anche loro sono decollati, hanno fatto dei numeri veramente incredibili, perché ovviamente la gente un po' scappa da Ethereum. E quindi quello, e inoltre la tokenomics che c'è dietro, ovvero il fatto che gli exchange tendono a creare valore al token, oltre ai benefit che il token dà sull'exchange stesso, facendo quei buyback, solitamente periodici, trimestrali, mensili, dipende, and burn, quindi distruggono supply in base al profitto che l'exchange fa. Questo è un po' il modo di dare valore. Quindi ripeto: volume dell'exchange, supply del token, altri utilizzi, in particolare per la BNB, la Binance Chain, vedere quante transazioni ha, quante applicazioni ci sono, e ci si fa un po' un'idea. Adesso, paragonare FTT con BNB potrebbe essere difficile, perché di per sé FTT, FTX non ha ancora la sua chain, però ci si può fare un'idea guardando, confrontando i volumi e la supply allo stesso modo. Tu che cosa ne pensi dell'exchange coin? Come le valuteresti? Ma sì, io guarda, ti ho ascoltato e sono pienamente sulla tua stessa linea d'onda. Secondo me, tipo su Binance, chi era iscritto nel mio canale, ho visto i miei ultimi video, sa che ancora 3-4 giorni fa gli continuavo a scillare BNB, BNB, BNB. Ma perché? Perché era, secondo me, un po' undervalued, no? Perché comunque sia, la corsa su BNB, sulla Binance Smart Chain, in fuga da Ethereum, perché Ethereum, l'abbiamo detto, sta diventando inutilizzabile completamente per un retail che movimenta cifre che sono al di sotto dei $10,000. Usare la DeFi diventa fuori di testa, perché ovviamente pagare $150 di fee, per poter mettere in stake, sì, è una follia, e non fa poi la funzione per cui è pensata, no? Di rendere questa finanza decentralizzata anche a portata di un retail, appunto di un consumer di basso profilo, no? Quindi non una balena, una whales. Quindi secondo me era questione di tempo, perché appunto io vedo la potenza di BNB all'interno della sua Binance Smart Chain. Poi è ovvio che l'exchange, secondo me, fa il fatto suo, perché Binance penso sia il migliore exchange per quanto riguarda altcoins in generale, no? Quindi detiene la maggior quantità di scelta possibile, garantendo un servizio secondo me ottimo. Quindi io giudico appunto BNB da questo punto di vista qui. Quindi sì, sicuramente la tokenomics, poi il buyback molto importante che fanno questi burn, no, del token programmati, il che rende anche il token un po' più scarso, no? Quindi non va a incrementare la supply più di tanto, anzi la riduce, e quindi non fa altro che apprezzare il suo token. E quindi io credo che CZ stia facendo un ottimo lavoro.
Poi diciamo che è un impero, no, Binance, quindi è un po' una blue chip delle, delle, dei token exchange. Esatto, sì, di fatto Binance ormai è diventato, che poi chiamarlo exchange è quasi riduttivo, perché se tu pensi alla quantità di servizi che si è messo a offrire Binance, caspita, abbiamo l'exchange, che è ciò da cui è nato, non dobbiamo dimenticarlo. Ma poi abbiamo tutti i servizi di rendita, abbiamo la carta che ti permette di spendere le cripto convertendoli in euro o spendere euro e ottenere il cashback in cripto, poi abbiamo la possibilità di fare staking, ha il suo mining pool, insomma non mi viene in mente un servizio che Binance non offre, quindi di fatto non dico una sure bet, però quasi, cioè è quasi un must, insomma, in un portafoglio, sia per chi usa l'exchange, perché di fatto dà una quantità di privilegi incredibile, le fee e tutto il resto, ma anche per chi non lo usa dal punto di vista di investimento, secondo me è furbo in generale. Ma ripeto, è un concetto che secondo me è molto valido ed è il motivo per cui io, tra le poche altcoin che ho, perché come tu sai io non sono un grande investitore in altcoin, io ho scelto praticamente soltanto dell'exchange coin, perché ripeto, mi trovo a mio agio a valutare il modello di business, ma di fatto gli exchange sono quelle aziende, quelle industrie che secondo me possono fare veramente l'utile maggiore in un periodo storico come questo, in cui c'è un po' la corsa alle cripto, perché l'exchange che riesce a innovare e conquistare il pubblico, io credo che poi dominerà assolutamente il mercato, ma lo stiamo vedendo d'altronde, quei pochi che ci sono sono ormai diventati, non dico dei monopoli, ma quasi. È difficile adesso immaginarsi un nuovo exchange che può nascere e competere con Binance, cioè mi sembra veramente veramente complicato. E a proposito di altcoin, tu come approcci il mondo delle altcoin? Sei un investitore in altcoin? Le usi solo come speculazione? Le ignori completamente? Ma allora, io sono un po' della vecchia scuola, no? Quindi la ragiono sempre, no? Che le altcoin mi servono per accumulare maggiori bitcoin, ok? Quindi ci tengo tanto, sono un po' un maniaco del bilanciamento, quindi non mi va di espormi troppo in alza, ma tendo, diciamo, ad avere un bel bilanciamento che mi consenta sia di cavalcare un trend rialzista, ma anche di pensare allo scenario peggiore, ok, un possibile dump, un crollo, per impattarlo il meno possibile sul mio wallet, perché credo che quando salga tutto, ok, siamo tutti bravi, ok, perché ovviamente basta comprare un token certo. Vola e siamo tutti bravi. Il problema è gestire la fase ribassista, quindi se c'è il caso contrario, no? È lì che secondo me poi va a fare la differenza quello che è il bilanciamento del tuo wallet, e quindi io ci tengo tanto a gestire questo, quindi vuol dire che suddivido solitamente le coin in Bitcoin, che fa un po' a sé, e dopodiché vado a ridistribuire sulla base di quelle che sono le high cap, quindi le top 10, top 15, poi le vado un po' anche a pensare a livello di market cap, perché se oggi andiamo a guardare quella che è la top 10, vuol dire che la numero 10 ha 10 miliardi di cap, se non erro. Quindi è ovvio che ora magari si può espandere anche una top 15, insomma, come costruzione, no? Dopodiché vado a dedicarci solitamente... ecco, se portafoglio fatto 60-70% Bitcoin, ci vado a dedicare un 15% in alta capitalizzazione, media capitalizzazione un altro 10% circa, e poi ho quel 5-7% che vado a dedicare un po' alle scommesse, ok? Quindi a quello che può essere il trading, ok? Parte di trading e parte appunto di progetti magari innovativi che sono ancora sottoprezzati o hanno ancora bisogno di listaggi o hanno bisogno, insomma, hanno delle market cap molto contenute per andare a fare degli ottimi gain, però è ovvio che non possono essere, a mio avviso, la parte preponderante di un wallet, perché se no hai firmato un rischio, ecco, di che può andarti bene, cioè può andarti bene, però secondo me nel lungo periodo, ok, cioè se uno era esposto così nel 2017, tornando al 2017, si sarebbe suicidato allo scoppio di una bolla, perché non sarebbe riuscito a uscirne, insomma, intero, no? E secondo me, quando investiamo, dobbiamo cercare di limitare il più possibile la nostra parte gambler,
ok, per andare a dedicarci a un investimento consapevole e sostenibile soprattutto, perché il settore è già rischioso di suo, no? Quindi già Bitcoin di per sé è rischiosissimo e già dalle aziende, dagli istituzionali acquistano Bitcoin perché per loro è già un ottimo hedging, è già un ottimo strumento che però ha un grado di rischio, no? Noi ci prendiamo un rischio ancora maggiore in quanto retail. E però dobbiamo ponderarlo. Secondo me chi ci segue ha già capito che abbiamo una visione del mercato molto simile, perché di fatto, guarda, mi trovi d'accordo con il 100% di quello che hai detto. Effettivamente ha senso quello che hai proposto come ipotetico portafoglio, perché altro non è che una piramidazione del rischio fatta in maniera razionale e sensata, dove la base è l'asset a minor rischio e minor rendimento, ovviamente lo dico tra virgolette perché parliamo sempre di Bitcoin, e poi a salire abbiamo delle parti sempre minori in termini di peso sul portafoglio e a maggior rischio e maggior rendimento, fino ad arrivare appunto alla parte gambling. Di fatto è esattamente quello che il buon senso dovrebbe dire. Poi è anche vero che, come anche ho mostrato in quell'esercizio di immaginazione che è quell'ultima serie di video, che ho provato a immaginare di avere un certo capitale da investire in cripto e ho fatto una proposta di diverse appunto tipologie di investimento sulla base del capitale. Perché lo sto dicendo? Perché ovviamente se uno ha 1000 euro da investire non è che sta lì a minimizzare il rischio perché gli interessa avere appunto il rischio basso e un rendimento più basso. Magari con un capitale più basso uno ci sta che si espone un po' di più e fa più il gambler tra virgolette. Però ecco, c'è questa grossa differenza tra l'investitore, che è colui che cerca di far crescere il suo patrimonio, e il gambler, che è colui che cerca l'esplosione, il boom, quella coin che farà 100 per. E visto che io non sono molto pratico in altcoin, qui voglio imparare qualcosa da te. Come vai a studiartele, andare a vedere quei progetti che secondo te sono sottovalutati, quelle gemme insomma ancora da scoprire, ancora da dove i capitali devono ancora entrare? Sono proprio curioso perché io veramente non sono una delle persone più ignoranti in fatto di altcoin, soprattutto delle low cap che esista. Ma allora, vabbè, adesso non c'è un vero e proprio metodo, insomma c'è sempre un rischio. Allora, quello che vado a valutare io è tanto innanzitutto il settore in cui opera questa ALS, no? Quindi è una coin che si occupa un oracolo, ok, il settore oracoli come sta andando, no? Quindi il trend sul settore oracoli com'è? Che tipologia di coin è? Quindi è un RC20? Vado a valutare intanto la tipologia, cerco di capire attualmente i trend quali sono. È una coin che propone prodotti sintetici, ok, prodotti sintetici come stanno andando, no? Quindi faccio riferimento alle market cap molto alte su una coin molto simile, no? Faccio un esempio. Dopodiché vado a vedere soprattutto la market cap, mi interessa tanto quella in base anche al circolante e gli exchange in cui ci sono e i volumi, ok, hanno dette tante. Allora, market cap perché è importante che sia comunque ancora contenuta, no? Perché se andiamo a approcciare certi livelli già di market cap, ovvio che fare un 100 per su una coin che ha 1 miliardo di cap è molto più complicato, più complesso rispetto a una che magari è un 50-60 certo. milioni, 100 milioni. Quindi già quello per noi è un campanello importante per andare a orientare anche un target di prezzo realistico, no? Perché molto spesso, secondo me, un problema è capire qual è il target, no? Quindi il target lo possiamo avere come riferimento sulla market cap. Dopodiché vado a verificare soprattutto quelli che sono i volumi e gli exchange. Perché? Perché se una coin ha una market cap magari di, non lo so, 100 milioni, e abbiamo dei volumi che sono, non so, 1 milione, ok? Non mi dà un sintomo di interesse, ok? Non mi fa capire che non c'è tanto hype su questa coin, non abbiamo parecchio fermento, e quindi tendo un pochino a guardarla un po' storta. Invece, se vedo, capito, molto volume, magari 100 milioni, 80 milioni di volume, allora cavolo, dico ok, dove sono i volumi? Uniswap, solitamente sono Uniswap quando sono coin ancora molto piccole. Allora vado a verificare, per farti capire, l'ultima coin che avevamo approfondito nel canale, che era UNX,
ONX Finance. Quella lì, per dirti, abbiamo passato una serata abbastanza interessante, perché prima di valutarla siamo andati a vedere gli holder della coin all'interno dello smart contract, no? Che l'aveva generata. Sì, perché c'era dentro Binance, c'era dentro l'indirizzo di Binance e anche di Huobi. Allora abbiamo verificato e mi ha detto: cavolo, ma quante ne hanno? Perché le hanno? Allora abbiamo verificato che era un airdrop passato, ok? Che avevano fatto per i detentori di Anchor. E quindi avevano fatto questo airdrop. Però l'airdrop era avvenuto già 3-4 settimane prima. E non erano ancora stati restituiti questi token, che magari erano eccedenze. Allora abbiamo valutato: ma non è che magari Binance mi fa la sparata nella lista? Perché se me la lista è ovvio che mi porta volume, mi porta visibilità. E averla acquistata da Uniswap mi fa fare un bel gain. Però è ovvio che tutte queste operazioni qua vengono ponderate con un capitale minimo, perché altrimenti si rischia di bruciarsi. Fa parte proprio del capitale gambler, come e detto di fatto poi l'ha listata Binance o non si sa ancora? No, non l'ha ancora listata, però l'abbiamo adocchiata a $1.40. Per il momento hanno buttato fuori dei prodotti interessanti, perché loro fanno appunto anche loro prodotti lending, prodotti DeFi, e quindi per il momento sta sui $4, $4.20, l'abbiamo vista a $1.20. Però vedi, per poco, no? Ci metti qualcosina, ti fa un per 3, per 4, e comunque è un rendimento già folle di suo, no? Nel mondo finanziario fare un per 3, per 4 nel giro di 2-3 settimane. Caspita, altro che, poi se la lista Binance effettivamente farà un salto ancora più forte. D'altronde, questo è un periodo in cui la DeFi sta tornando molto alla carica. Non siamo forse ai livelli di quest'estate, perché quest'estate era una bolla vera e propria, perché comunque il pricing dei token non rispecchiava minimamente lo stato della tecnologia e la situazione generale. Adesso abbiamo innanzitutto sgonfiato l'ondata di hype iniziale, si sono fatti passi avanti sia su Ethereum e soprattutto non solo su Ethereum, sono contento di questo, proprio perché almeno adesso è un po' alla portata di tutti, ci sono piattaforme, soprattutto la Binance Smart Chain in questo è pionieristica, si è fatta molto avanti a proporre le sue versioni della DeFi e quindi insomma è decisamente più avanzata, è modulare, quindi ci si incastrano dentro vari prodotti, ci sono i DEX, le assicurazioni, le linee di credito, tutti integrati tra loro, quindi è un ecosistema che si vede che sta crescendo. Tu come lo vedi nell'immediato futuro e anche nel futuro non immediato? Pensi che questo trend continuerà o che va a fasi, un po' anche lui come una moda che viene e va? Ma secondo me è un po' il futuro, ecco, la DeFi, soprattutto tutta questo farming. Ecco, sono un po' scettico sempre sul farming, perché secondo me, faccio un esempio, ci sono parecchi token che vengono farmati e alla fine questo token a cosa serve? Serve per avere un potere di governance, no, solitamente. Però quanti di noi, no, poi pensano effettivamente alla governance del protocollo? Nessuno. Praticamente nessuno, è solamente speculazione, quindi a quel punto lì ogni volta sono sempre un po' restio a investire in questi token qua, personalmente, però da un lato farming ci può stare. Secondo me la DeFi è un po' un game changer, no? del settore finanziario, perché per la prima volta non abbiamo bisogno di una terza parte, non abbiamo bisogno di chiedere a nessuno, possiamo fare da liquidity provider, che è una cosa fantastica, no? Io credo che ci saranno alti e bassi come tutte le cose, soprattutto quando approcciamo fasi molto di hype, è facile poi, no, avere questi sentiment che variano nel tempo, però credo che sia un trend che ormai si stia consolidando e stia portando maturità, anche la DeFi sta contribuendo in maniera incredibile allo sviluppo della blockchain, quindi io la sì, vedo. Sì, sono d'accordo, secondo me abbiamo superato quel livello di massa critica e la cosa che manca a mio parere sono un po' delle regolamentazioni chiare, perché anche lì poi ci sarà, credo il grosso sarà portato poi dei grossi capitali che quando arriveranno e ci vorranno investire o direttamente nelle piattaforme oppure dando liquidità alle piattaforme stesse per utilizzarle, allora lì si farà il passo avanti. Però manca un po', secondo me, lato sicurezza, ovvero bisogna un po' migliorare gli standard di sicurezza, che al momento ci sono un po' troppi hack per i miei gusti e soprattutto per i gusti di chi ci vuole mettere qualche milione o miliardo, e poi appunto la regolamentazione, perché altrimenti c'è una barriera impenetrabile
per aziende, investitori, istituzioni e cose di questo tipo. Quindi queste sono un po' le due mancanze principali, che però penso che il tempo ce le porterà. E riguardo ai token, sì, io sono d'accordo con te, cioè molti, qui ecco, c'è da fare secondo me una distinzione, ovvero ci sono alcuni token palesemente fine a se stessi, al limite del Ponzi, possiamo dire. Non so se stai vedendo tutte quelle DeFi assurde che stanno nascendo su Binance Smart Chain, sì, tipo kebab, pizza, ice cream, ce ne sono di ogni tipo, esatto, assurde, sembrano quelle che c'erano su Ethereum quest'estate. E guarda, lì io, esatto, penso che non facciano l'exit scam, perché poi di fatto su Binance Smart Chain c'è CZ che li va a prendere, però è un chiaro esempio di token fine a se stessi, perché prendi in questo caso PancakeSwap, lo forchi, ci metti un altro token, cerchi di pompare il token, finché il token pompa tutti ci buttano liquidità, poi il token prima o poi inizierà a dampare perché non ha ragione per pompare in quella maniera lì, e allora la liquidità scappa a gambe levate e la piattaforma prima o poi muore. Però ce ne sono alcune, secondo me, io sono molto fan, anche qui forse sono troppo di parte, di SushiSwap, però secondo me stanno facendo un gran bel lavoro, perché il token Sushi, al di là della governance, ha delle funzioni, non lo so, lo puoi vincolare per metterlo in staking e ottenere altri sushi. Poi adesso metteranno il margin trading, potrai utilizzarli come collaterale per prendere capitale e metterlo a leva. Insomma, ci sono funzioni di più in più. Quindi, secondo me, un'altra distinzione utile da fare per l'investire in DeFi, che potrebbero essere un'altra categoria di token, paradossalmente, sui quali si può trovare una sorta di fair value in parallelo con quelli degli exchange, perché anche lì sono piattaforme che generano utile, sono piattaforme che hanno un modello abbastanza chiaro, e quindi potrebbe essere sensato, visto anche questo trend che ormai è palese, allocare una parte di portafoglio, che poi eventualmente si inizierà con poco ed eventualmente si accrescerà nel tempo, anche a questo settore, per essere esposti alla DeFi. E quindi ecco, secondo me vale la pena fare questa distinzione tra i token che effettivamente hanno un senso e quelli che invece sono clamorosamente fine a se stessi. E dunque, qui c'è qualcuno che ti fa una domanda, dice innanzitutto che non ti aveva mai ascoltato, bene, sono contento che l'avete scoperto. E volevo chiedere, anche oggi Lagarde e Panetta, BCE, hanno parlato di euro digitale, ma non sarà mai come Bitcoin, poiché Bitcoin è limitato e euro no. Vabbè, sì, certo, è una politica monetaria decisamente diversa. Tu cosa ne pensi? Ne approfitto della domanda per chiederti questa cosa. Cosa ne pensi delle CBDC, dell'euro digitale, delle criptovalute di Stato? Beh, allora, secondo me, allora, è un modo che va ad affiancare quello che è il contante, no? Da un certo punto di vista. È ovvio che le CBDC sono una naturale conseguenza, appunto, della digitalizzazione, credo, no? Di tutto il sistema monetario. Le CBDC io non le vedo negative, perché appunto credo, anzi, possano essere un punto di partenza per la blockchain, per far capire effettivamente che il sistema funziona, il sistema ha uno scopo, ok, anche nella vita reale, no? Perché molto spesso mi rendo conto che magari per noi sono cose normali, no? La DeFi, eccetera, e tutto il sistema blockchain, però per tante persone è una cosa fantasmagorica, cioè non hanno la minima neanche idea di cosa siano queste cose, sembrano cose da scienziati, no? Quindi secondo me può portare comunque una consapevolezza nelle masse, ok, che la blockchain esiste, che Bitcoin non è uno scam, che le cripto possono dare un contributo importante anche per la vita di tutti i giorni, no? Dei cittadini. Quindi io le vedo positivamente le CBDC e anzi spero che arrivino presto. È ovvio che non è un investimento, okay? È un mezzo a quel punto, no? per poter approcciare quello che sono i sistemi di pagamento. Sarà anche un modo, forse, non lo so, te lo dico in modo provocatorio, no? Di poter tracciare il contante, non lo so, cosa dici? Si vociferava addirittura della possibilità di farlo non tracciabile, privato, però se conosco bene le banche centrali non credo che lo faranno in quel modo lì, perché poi gli stati hanno troppo interesse, soprattutto appunto le banche centrali, a vedere un po' dove va a finire il denaro, che movimenti fa e cose simili. Io ti dico, anch'io la penso come te, nel senso che
Il denaro digitale sarà, vabbè, innanzitutto un passo in avanti dal punto di vista tecnologico, perché ormai viviamo in un'epoca dove cioè si tende a digitalizzare un po' tutti i servizi, i beni, gli acquisti, e quindi serve un po' un denaro che sia nativo di queste tipologie di piattaforme. L'utilizzo della blockchain ormai abbiamo capito che ha dei vantaggi abbastanza evidenti nella gestione del valore e nella gestione di un registro di transazioni di questo tipo, quindi sicuramente è il caso d'uso ideale. E inoltre potrebbe aiutare dal punto di vista proprio dal punto di vista finanziario, a spostare denaro da un continente all'altro, da uno stato all'altro, e quindi a rendere il mondo un po' più coeso da quel punto di vista lì, ad abbattere un po' i confini. E poi, secondo me, è un piccolo cavallo di Troia per far scoprire Bitcoin, perché parlare di CBDC, poi si parla di blockchain, si parla di criptovalute, si parla ancora di Bitcoin. Alla fine, gira e rigira, ci si finisce sempre a parlare di Bitcoin. E chi magari cerca poi la libertà, la proprietà dei propri beni, del proprio denaro, passa per forza di cose poi dall'euro digitale ad avere magari un po' di Bitcoin anche per questa ragione. Quindi io vedo solo aspetti positivi da questo punto di vista. Allora, secondo te Mario Draghi creerà la moneta digitale italiana per ripagare il debito italiano? Qualcuno chiede. Non credo che glielo lasceranno fare. Penso. Mi sa che l'Europa non glielo farà fare, no, direi proprio di no. E dunque, qui qualcuno fa ci mostra una sua ipotesi di investimento, addirittura dicendo che ha parlato alla sua famiglia dei rendimenti sulle cripto e gli hanno detto che vorrebbero entrare e gestirebbe tutto lui. Mamma mia, che coraggio! Io non avrei mai il coraggio. Gestire soldi altrui è una cosa che a me spaventerebbe, anche se lo potessi fare. È rischioso. Pensavo a un 70% Bitcoin, 20% DOT e 10% BNB, suddivisi a rendita fra Nexo e Kraken. Che ne pensate? È un buon momento? Devo entrare molto lentamente a PAC? Allora, ovviamente non si può darti consigli diretti e consigli finanziari, che qua non si danno mai, vi ricordiamo. Però dal mio punto di vista, come suddivisione, può avere senso, perché di fatto un 70-20-10 con Bitcoin preponderante, due altcoin che di fatto hanno il loro perché, io ci avrei messo Ethereum, però vabbè, sono io, quindi io mi trovo abbastanza d'accordo. Suddivisi a rendita, anche quello io tendenzialmente utilizzerei magari più piattaforme anziché soltanto due per diversificare un po' il rischio, non so, tu cosa ne pensi? Secondo me sì, come percentuali ci siamo. Io invece sono un fanatico di Polkadot, quindi a me piace tanto Polkadot, quindi hai fatto bene. No, però a parte gli scherzi, un po' di Ethereum ci starebbe. Insomma, io piuttosto la parte di DOT la spezzerei magari con un po' di Ether, in modo tale da renderlo ancora un po' più variegato. Però sì, anch'io proporrei di diversificarlo sulle varie piattaforme, anche perché not your keys, not your coins, no? Esatto. Si dice sempre, quindi meglio un attimino, ecco, essere un po' più sicuri e spezzarlo. Poi ovvio che ci sono quelle piattaforme, anche se SPY, di cui parli anche te appunto nei tuoi video, BlockFi eccetera, che sono piattaforme più che sicure, insomma, quindi non credo che va incontro a certi rischi. Però non si sa mai. Ovviamente diversificare, fidarsi, esatto, è bene, fidarsi è meglio. Sì, sì, sante parole, perché di fatto la certezza non esiste, quindi bisogna evitare più che altro i possibili cigni neri, perché se di fatto noi abbiamo tutto il nostro capitale esposto anche a un rischio dello 0,01%, ma quel rischio accade, ci troviamo con niente, cioè bisogna tenerlo sempre in considerazione e cercare di evitarlo nel possibile, è sempre quello il discorso. Secondo voi, per gestire la fase ribassista, ha senso convertire parte delle altcoin in Ether oltre che Bitcoin? Cosa ne dici? Ma allora, io personalmente credo che cioè esattamente il fatto di avere un portafoglio bilanciato, quindi avere Bitcoin ed Ethereum o comunque delle coin ad alta capitalizzazione, quindi abbiamo dette, sia il primo step per andare a proteggersi, soprattutto contro una svalutazione che sarà sicuramente più aggressiva delle alts rispetto a Bitcoin. Nella coppia, no? Bitcoin alts, su una fase appunto di dump ribassista. Quindi sì, è ovvio che lì poi dipende anche dall'obiettivo di ognuno, no? Qual è?
quello di tornare in fiat, quello di accumulare più bitcoin, quindi secondo me poi entra anche in gioco quelli che sono gli obiettivi personali, però direi di sì. Sì, 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 d'accordissimo. E tu, visto che sei un fan di Polkadot, stai seguendo anche i progetti che si stanno sviluppando su Polkadot? Sì, sto dando un'occhiata a diverse parachain che appunto si stanno sviluppando, però io personalmente sono più uno che mi piace di più investire sull'ecosistema, sia di DOT, ho un'esposizione su Kusama, ottima cosa. Volendo, appunto, esatto, che mi dà molta, molta sicurezza sul fatto che siano due coin veramente tanto legate, no? Perché le parachain, ricordiamoci che se una parachain non va, ok, non è che non muore DOT, no? Può continuare a vivere e la parachain verrà assegnata a un altro progetto, no? Che magari farà la sua auction, eccetera. Quindi mi piace più investire sull'ecosistema, su Polkadot, però si stanno sviluppando tante parachain, c'è Akala, per esempio, che è una di quelle parachain tra le più aspettate, ecco, in che vi ricordo, magari lo sapete tutti, che non c'è ancora il token di Akala, ci sono esatto. degli scam che cercano di venderli, è stato evitato il più possibile, e quindi, ma poi ho visto anche che comunque Binance sta supportando tutti i progetti di DOT, il che, ricordiamoci, no, Binance è uno dei più grossi colossi, no? Quindi il fatto che comunque investa parecchi milioni di dollari all'interno dell'ecosistema ci dà anche la garanzia che poi vengano anche listati questi progetti, quindi abbiano mercato, abbiano volumi e quindi possano aiutare anche l'ecosistema a crescere, perché io credo che questi ecosistemi qua abbiano senso di esistere se ci sono soldi all'interno, no? Perché per avere ecosistemi che siano fantasma poi effettivamente non servono a nulla e quindi e anche prende poco valore, no? Quello che è il progetto. Sì, sono d'accordo, effettivamente senza liquidità, senza volumi, senza mercato, un progetto tende un po' a morire. Poi di solito le cose vengono un po' a braccetto, cioè se un progetto è valido, viene lanciato e funziona e ha il suo perché, solitamente viene listato poi dagli exchange. Però sono d'accordo anch'io sul fatto che innanzitutto l'investire prima sull'ecosistema, prima sulla platform che sui suoi figli, tra virgolette, è una cosa saggia e Ethereum ce l'ha insegnato, oserei dire, parecchio. E anche a me piace Akala perché, non lo so, ci ho dato un'occhiata e mi sembra molto promettente e vedo soprattutto un'applicazione molto concreta del mondo DeFi su Polkadot. Io penso che sarà poi quel settore che gli spalancherà un po' le porte al mondo una volta che inizieranno le prime aste di parachain. Se non erro, quando è che sono nel secondo trimestre le prime? Sì, dovrebbero essere nel secondo trimestre e dovrebbero essere invece a breve, non so la data, su Kusama. Sì, esatto. È vero. Perché partiranno da Kusama. E tu cosa dici? Secondo te vale la pena seguire anche i lanci su Kusama delle prime parachain? Ma sicuramente direi di sì, perché comunque Kusama sarà un passaggio obbligatorio. Ok, quindi tanti progetti. Ah, una cosa ci tengo, appunto, mi hai dato il là. Su Kusama molto spesso si pensa, no, che sia una rete canaria e che quindi poi tutti i progetti passeranno su DOT, ma non è così. Molti rimarranno su Kusama perché Kusama è molto più economica rispetto a DOT e quindi richiede anche meno requisiti per queste parachain. Non tutte avranno la possibilità di passare su DOT, anche perché appunto vengono richiesti molti più token in stake, no? Per poi essere assegnata quella che è la parachain. Quindi secondo me sì, perché comunque Kusama avrà una vita sua, a me piace tanto, è anche un progetto che comunque a livello, allora, per essere una testnet ha una capitalizzazione assurda, no? Infatti sì, chiamarla testnet è riduttivo. Sì, è proprio una rete canaria a tutti gli effetti, quindi è più, direi, è un po' il Polkadot 2, no? Dove vengono poi sperimentati tutti gli aggiornamenti prima di essere portati su DOT. Però direi che secondo me sarà più popolata quasi Kusama che poi il Polkadot, da un certo punto di vista. È più accessibile, ha delle regole meno stringenti, tra l'altro, c'è meno politica, io ho detto nel mio video, e quindi probabilmente appunto molti progetti, molti magari no, alcuni progetti decideranno di rimanere su Kusama, o magari chi non si potrà permettere di finire su DOT. Però se c'è una cosa di cui anch'io sono certo è che Kusama non sarà mai la semplice testnet, ma sarà un ecosistema a sé stante che continuerà a crescere e anche quindi in valore. Quindi su questo mi trovi assolutamente d'accordo.
Ti leggo questa domanda perché così la commentiamo insieme, è utile secondo me per molti. Sì. Uno dice, sono da poco più di 2 settimane nel mondo delle cripto, ho acquistato $10 di diverse alt, tranne DOT $40, Ethereum 30 e Bitcoin 30, e altri sparsi tra BAKE, AVAX, ADA, EOS, LINK, COMP e AAVE. Un portafoglio iper diversificato. In questo poco tempo ho quasi raddoppiato l'investimento che ho fatto. Cosa pensate di tutto ciò? Io sono emozionato nel vedere un guadagno così veloce, ma mi chiedo come caspita tutto ciò sia possibile. Avete qualche avvertimento da darmi? Grazie e complimenti. Questo secondo me è utile per magari, cioè penso che in molti pensino qualcosa del genere, cioè magari sono entrati in questi giorni, hanno preso qualche altcoin, hanno fatto un guadagno importante, dicono caspita, ma è veramente tutto così bello e così facile? Cosa ti senti di dire? Io mi sento spaventato quando leggo queste cose, perché sono il modo peggiore per approcciarsi a questo mercato. Cioè io preferirei entrare in un bear market perché mi devo fare le ossa, perché sennò diventa tutto troppo bello e poi se ci si prende, no, la porta in faccia, diventa un panico completo perché non si è capito bene da dove si arriva, no, da una fase di consolidazione o un mercato emergente. Io ti dico, personalmente prenderei un po' di profitto, ok, minimamente, almeno andrei a ribilanciare su quelle che sono le coin che credi più solide per il tuo wallet, no, quindi per andare un attimino a mettere anche al riparo un po' quei gain che hai fatto, no, tanti. Quindi ti dico, personalmente le fasi euforiche sono le fasi in cui io non sono contento di vedere l'euforia dei mercati senza limite, vedere i per 3, per 4 sono belli da vedere sul grafico, sul tuo wallet, ti apri, no, il tuo tracker e vedi numeri folli, però effettivamente io reputo sempre, cioè valuto sempre la sostenibilità del movimento, no? Perché come se io dico sempre to the moon and back, no? Quindi andiamo e poi torniamo, anche abbiamo anche il biglietto di ritorno già acquistato alla partenza, quindi bisogna stare attenti anche a che livelli si entra, perché su certe coin, magari faccio un esempio, Aave, qualcuno è entrato magari a $25-30, non ci torneremo a $25-30, non credo, almeno, no, però è ovvio che esporsi magari su queste coin che sono già parecchio estese ora, ok, diventa veramente troppo rischioso in termini di rischio rendimento. Secondo me, perché io ragiono sempre rischio. Assolutamente corretto, e mi sento anch'io di dire due cose. La prima, ovviamente senza voler criticare la persona, anzi guarda, un complimenti a chi ha fatto questa domanda, perché ha proprio detto avete qualche avvertimento da darmi. Di solito il modo di porsi è andare a dire caspita, ho guadagnato un sacco, sono bravissimo, diventerò ricco. No, bisogna stare attenti e magari chiedere appunto a chi è già qui da un po' di anni se davvero è tutto così sostenibile, perché ovviamente la risposta è no. E ripeto due cose. La prima, attenzione alla sovraesposizione in altcoin, perché di fatto avere tante altcoin in portafoglio va bene, benissimo, anzi quando ci sono le fasi bullish in cui le altcoin performano meglio di Bitcoin e ti fanno fare dei numeri che altrimenti te li sogni, però attenzione che come salgono scendono alla stessa velocità se non di più. E quindi è sempre la solita domanda, cioè uno è disposto a vedere l'intero suo investimento in cripto, che ovviamente vabbè in questo caso fortunatamente ha ridotto, però l'investimento intero in cripto oscillare a doppia cifra percentuale nell'arco di una giornata? Lasciatemi dire che non è più un investimento, ecco. E la seconda cosa riguarda appunto l'iperestensione, ovvero entrare in una fase in cui il mercato sta continuando a salire senza fermarsi neanche un attimo è molto rischioso, perché da un lato sì, è possibile che domani facciamo un altro per due, però come diceva giustamente Emiliano poco fa, il rischio rendimento c'è da guardare, ovvero è vero, è probabile che facciano per due, ma che rischio c'è che non lo facciano? Secondo voi è più probabile che continuiamo così a lungo, che tra un mese varrà di più, oppure che tra un mese avrà già iniziato a correggere e poi magari difficilmente recupererà quel prezzo, magari anche per lungo tempo? E soprattutto pensare a se domani corregge, se mi inizia a calare, come mi comporto
e anche allo stesso modo, se sale ancora, come mi comporto? Quindi una politica di take profit, di andare a realizzare parte di quel profitto, perché altrimenti sì, fanno per due, l'investimento raddoppia, ma finché il profitto non si realizza è un investimento unrealized, appunto, un profitto unrealized e quindi non un vero profitto. E quindi c'è da tenere in considerazione tutte queste possibilità. Il mio consiglio, semplice consiglio, è appunto di farsi una strategia, farsi un piano e dire: io sto entrando adesso per questo motivo, cioè sto facendo un trade, sto facendo un investimento, sto facendo una speculazione di breve, insomma, cosa voglio fare? E avere un piano di uscita, una strategia di uscita, sia in take profit sia eventualmente in perdita, da capire un po' appunto come muovermi nei vari casi e non farmi prendere alla sprovvista, che poi vado a finire nel panico, va a finire che poi vendo a un prezzo più basso di quanto ho acquistato senza neanche sapere il perché, e quel per due diventa subito rapidamente un investimento a perdere. L'ho visto succedere molto spesso. Infatti è vero, cioè ci si fa le ossa durante i bear market. Chi sopravvive ai bear market capisce cosa vuol dire e è in grado poi di avere una maggior razionalità nell'investimento. Mentre chi non ha mai visto un bear market vive un po' forse di illusioni, c'è quel rischio lì. Bisogna stare attenti alle illusioni, perché è facile farsi prendere dalle illusioni in questo mercato. Lo vediamo salire talmente in fretta, sì, che è davvero facile illudersi. Adesso farei un'ultima parte di questa live, in quest'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, dove diamo un'occhiata a un paio di grafici. Cosa ne dici? Facciamo un'analisi, proviamo a fare un'analisi a due teste. Quindi io partirei a far vedere la mia prospettiva, quindi il mio grafico con i miei livelli segnati, facciamo un po' di analisi tecnica, poi passo la parola a te, condividi tu il tuo schermo se ti va e fai vedere un po' quello che ci vedi tu, così proviamo a fare questa analisi a due teste, vediamo un po' cosa succede. Allora facciamo Bitcoin e poi magari a richiesta scegliamo una o due altcoin che ci suggeriscono nelle domande. Bitcoin è un po' in Tesla effect, io l'ho chiamato, ovvero il pump di Elon Musk, che gli ha fatto rompere una resistenza molto forte, che era quella resistenza nata proprio dai vecchi massimi, nonché la fase di ritracciamento che si è conclusa proprio con l'apice, è stata la rottura di questa resistenza, e alla fine adesso sta frenando un attimino subito dopo la rottura. Quindi è un momento interessante, secondo me neanche troppo difficile da gestire riguardo a eventuali posizioni long, che al momento ovviamente sono quelle più plausibili, in quanto abbiamo un bias rialzista un po' su tutti i time frame. Se guardiamo il time frame settimanale è palese il trend rialzista, se guardiamo il time frame giornaliero anche più sul breve conferma di nuovo il trend rialzista, in particolare lo conferma la rottura, la creazione di un higher high e la terminazione ufficiale della fase di ritracciamento, che è durata meno del previsto. A me non sarebbe dispiaciuto vederla durare di più, ti dico la verità, però insomma ha fatto un meno 30% all'incirca, che non è neanche malaccio. Alla fine non è un vero e proprio ritracciamento se ce lo immaginiamo come le tre onde rialziste e le due ribassiste, quindi non è questo ritracciamento, ma magari è uno di questi, sembra, perché è abbastanza ridotto come ritracciamento, però meglio che niente, meglio sicuramente che una corsa parabolica. Dopo un ritracciamento di questo tipo, poi magari anche queste ultime notizie, questi ultimi grossi acquisti hanno cambiato un po' i fondamentali, quindi magari c'è anche da fare i conti con quello, ed è anche per quello che il ritracciamento è durato meno. In ogni caso ha dato un po' di respiro per poter ripartire, e adesso si può tranquillamente pensare, anche a mio parere, a posizionarsi long senza il cruccio di fare take profit il prima possibile e magari di affrontare la situazione con una posizione più trend follower. La domanda è sempre quella, ovvero dove posizionarsi long eventualmente. Allora, risulta un po' complicato guardando il time frame giornaliero, perché di fatto
fatto non abbiamo nessun momento di pausa, cioè il primo lo stiamo facendo ora. Abbiamo come unici livelli di supporto, adesso metto anche l'ultimo, i 42.000 che sono il vecchio top, che abbiamo il top della Shadow addirittura, abbiamo i 40.600 circa che è invece il vecchio top in termini di chiusura della candela giornaliera. Poi abbiamo quest'altro livello, 39.200, che è questo secondo, il primo lower high che abbiamo fatto durante il ritracciamento. Quindi questa, secondo me, è l'area che dal punto di vista giornaliero potrebbe inquadrare al meglio una possibile area di target nel caso in cui facciamo uno storno della durata di qualche giorno. Quindi un attimino di respiro dopo questo breakout. Io dico la verità, se arriviamo in quest'area fa molta gola una posizione long, con magari uno stop loss sotto a questo cluster, quindi ad esempio nel caso in cui ci mettiamo a chiudere qua sotto, oppure più largo ancora sotto a questo supporto che avevamo creato durante la fase di ritracciamento. Se vi ricordate, era uno dei livelli che tenevamo d'occhio, la cui rottura è stato il primo segno del termine appunto della fase di ritracciamento. Se vi ricordate tutto il discorso dei blocchi che avevamo fatto, ecco, è sempre quello. Poi, a confermare la forza dei 39.100 e dintorni, c'è anche questo clusterino qua di prezzo, che a me è un elemento che piace molto. Vedere queste candeline durante un trend molto forte, quando vedo una candelina nella direzione opposta e magari accompagnata da volumi discreti, tendenzialmente ecco, quella è un'area in cui poi il prezzo tende a reagire abbastanza bene, quindi io la vado ad aggiungere come confluenza alla mia analisi ai supporti e alle resistenze, banalmente. Se invece andiamo a vedere l'intraday, si nota, e in realtà ve l'ho già spoilerato qua, si nota un livello in più da tenere in considerazione, ovvero 43-44, questo clusterino qua di nuovo. Abbiamo questo livello di prezzo, appunto, valido soltanto per il momento sull'intraday. Adesso vediamo se poi viene propagato anche su un time frame maggiore come il giornaliero. E che dire, questo vale per una posizione speculativa, cosa che avevo provato, ripeto, a fare oggi, però ho voluto mettere il mio long esattamente al centro e lui invece ha pennellato per ora solo la parte superiore, quindi non me lo è andato a fillare. In questo caso, per una posizione proprio aggressiva da super speculatore, si può tenere in considerazione il cluster stesso come area, quindi l'entry, ripeto, volendo da queste parti, e lo stop loss sotto al limite inferiore del cluster, o volendo utilizzando i 42.000 che abbiamo visto essere, eccolo qua, il vecchio top, possiamo andarlo a mettere qua sotto eventualmente per prendere una posizione più larga. E essendo una posizione così aggressiva, si dipana anche la possibilità di andare a fare un take profit da queste parti, perché di fatto sull'intraday abbiamo una struttura che è stata violata al ribasso. Quindi attenzione, è un trade pensato per andare a prendere il primo rimbalzo, una sorta di buy the dip istantaneo. Eventualmente si può pensare di fare un take profit parziale e di tenere il resto in caso di eventuale prosecuzione rialzista. In ogni caso, questo è una visione più di breve. In termini accumulativi, per chi invece ci tiene particolarmente ad aprire una posizione long da tenere sotto ipotesi ovviamente di continuazione rialzista, si può aggiungere eventualmente l'area 43-44 agli altri tre livelli che abbiamo visto prima d'ora e andare a posizionare lo stop loss di nuovo o sotto a questo cluster oppure addirittura qua sotto al primo supporto del blocco di ritracciamento. In questo modo si dà modo addirittura Bitcoin, se vuole ritracciare fin qua, di ritracciare, ripeto, sotto ipotesi però che poi riparta a rialzo. Lo stop loss serve proprio nel caso in cui ci sbagliassimo e nel caso in cui invece abbia intenzione di rendere questa tutta una grossa bull trap, di ritornare all'interno dello scenario di ritracciamento, addirittura perdere di nuovo questo livello ed eventualmente lì si rivaluterà tutta la posizione poi alla luce dei movimenti che farà. Ecco, al momento io lo ammetto, sono abbastanza bullish e quindi sto cercando il long il prima possibile, perché sennò poi tutti mi prendono in giro che dicono che misso sempre i long e non entro mai. Fortuna che c'è la posizione spot, che quella rimane sempre viva e vegeta. Cosa dici? Vuoi condividere il tuo schermo e le tue analisi? Sì. Allora, sì, vediamo sì. Se ce la faccio. Sì, sì, sì. Tac, eccolo, lo vedete?
Direi di sì perché lo vedo io. E bene, procedi Ok. pure. Perfetto, ma allora direi che su Bitcoin hai detto praticamente tutto e io non posso che concordare. Sul daily io avevo tracciato questa trend line, ok? Questa qui viola, e avevo appunto ipotizzato che appunto la giornata di ieri eravamo distaccati abbastanza aggressivamente da questa trend line che ci ha fatto da supporto per parecchi giorni. Non ipotizzavo che comunque un retest era possibile prima di una ripartenza, che alla fine va più o meno in coincidenza ai livelli che avevi evidenziato te, quindi il vecchio massimo dei 42.000, ok, per poi andare magari a scendere, perché effettivamente voglio vedere una chiusura al di sotto di questa trend line per andare a invalidarla. La mia unica preoccupazione di questa trend line è di non perderla troppo, perché se andassimo a perderla poi potrebbe farci da resistenza per andare a fare un'inversione. Vorrei più che altro farti vedere quello che è la dominance, perché su Bitcoin direi che hai detto Vai. tutto. A quelli che appunto seguono i miei video sanno che io sono un po' fissato Ah, con la siamo in due. dominance, e appunto alcuni appunto mi chiedevano: ma adesso cosa devo fare con le alts? Perché avevano visto, no, questa potenza di Bitcoin, magari le alts rimanevano un attimo lì, appunto arrancare un attimo, no? Però appunto avevo evidenziato questo cluster qua, che era appunto in concomitanza di una situazione appunto che avevo ipotizzato potesse andare a confermare il downtrend appunto di quella che è la dominance. Però era interessante capire come negli ultimi giorni abbiamo avuto questo Scusami, ti rimbalzo. fermo un Avevo attimo dato. perché mi sa che non si vede lo schermo condiviso. Non si Aspetta, vede? Aspetta prova a che. vedere se magari hai lasciato condiviso Bitcoin, cioè si vede sempre Bitcoin. Sì, adesso si vede? Dunque, fammi vedere. Adesso sì, ci siamo. Ok, allora riparto. Vabbè, con Bitcoin avevamo visto, quindi passiamo alla dominance. E la dominance diceva appunto che stavo osservando appunto questi spike, che però appunto questo era il primo spike dovuto a Elon Musk, no? Quando aveva messo nella sua descrizione, ok, Bitcoin. Questo qua è quello di Tesla. Appunto, per vedere, appunto, molti mi chiedevano: ma abbiamo superato la 200 oraria, che era un livello che stavo osservando, che ci aveva fatto appunto da resistenza molto, molto forte. Però, appunto, ho detto: voglio vedere continuazione per vedere un cambio trend, voglio vedergli fare questa cosa qua, cosa che effettivamente non abbiamo avuto perché siamo andati a riperderla proprio nella giornata odierna, no? Sull'orario, il che mi fa pensare, ipotizzare che effettivamente non ci sia un campanello d'allarme, perché io credo che la prima cosa che vado a guardare, se voglio appunto riuscire a scalare le mie posizioni in alzi per tornare su Bitcoin, effettivamente sia un'inversione della dominance, che io credo sia effettivamente in caso di un dump del settore. E queste correzioni a rialzo io le vedo come comunque un segnale di forza di Bitcoin e basta. Quindi effettivamente io, per quanto riguarda, per completare la tua analisi, perché su Bitcoin appunto avevi già detto tutto te, e credo io concordo pienamente, perché avevo usato più che altro questa trend line qua, perché forse non si vedeva prima, appunto che appunto ci aveva fatto da supporto parecchie volte, ci eravamo allontanati, dicevo non voglio vederlo perderla, piuttosto un retest, una ripartenza. Però effettivamente io tengo molto d'occhio la dominance e tengo molto d'occhio nelle mie analisi la market cap di mercato, perché credo che questo sia uno degli indicatori più importanti per capire se stanno entrando soldi nel settore, perché se entrano soldi, ovviamente poi lì è una questione di trovare l'entry corretta, però se perdiamo il trend rialzista sulla market cap diventa un problema proprio il setup long, Vero. secondo me, no? Perché diventa rischiosissimo. E soprattutto il mio obiettivo, quello che mi auspicavo era allontanarci il più possibile dal trilione, perché era un livello Eh abbastanza sì, è vero. psicologico, e tornare sotto quel trilione poteva, però ovviamente ci ha dato una mano Elon Musk, quindi mi ha tolto un Mi problema. immaginavo già le notizie impanicate. Abbiamo per niente più un trilione per la market cap delle cripto. Aiuto, si salvi chi può. Comunque, guarda, a parte che anch'io guardo molto la dominance, ti faccio vedere una cosa sulla market cap. Scusa, tiro via un attimo lo schermo Sì, perché l'avevo notata proprio nei vai, giorni ti prego. scorsi.
che Bitcoin ha dato i primi segni di struttura ribassista durante la correzione, perché di fatto si è messo a fare dei lower high, lower low, e quindi appunto è iniziata la correzione. Ma invece, se uno guarda la market cap totale, ci sono stati in realtà dei lower high, lower low, però sensibili, e soprattutto non si è perso il primo cluster di supporto, che ha sempre retto a qualsiasi tipo di attacco. E questo era un segnale curioso, che ero appunto curioso di vedere come si sarebbe sviluppato, e di fatto non ha generato un'inversione di struttura sulla market cap totale. E quindi anch'io mi associo dicendo che andare a osservare con un'analisi tecnica di base, senza impazzire dietro a chissà quale indicatore, la market cap complessiva è un po' come guardare l'SP500 quando si va a fare un'analisi poi della singola azione. Quindi ci si fa un po' un'idea dell'indice, dell'andamento di mercato complessivo, si vede la fase in cui ci troviamo, fase rialzista, ribassista o laterale, banalmente, e poi si va a prendere la decisione sulla singola coin in base al setup che poi presenta, perché ci saranno quelle più belle e più brutte. Ma invece sulla dominance, adesso torno sul tuo schermo, perché sono curioso di vedere, visto che anch'io utilizzo molto la dominance, come la utilizzi tu? Tu utilizzi un time frame orario, giusto? Sì, io ti dico, sulla dominance preferisco, ma in realtà sulle analisi che faccio preferisco utilizzare un time frame. Si vede? Allora, non so, vediamo. Che forse te lo... aspetta, via condivisione. Adesso secondo me sì, si vede, perfetto. Sì, ma allora sì, io mi trovo comodo con l'orario, sinceramente, quando faccio queste analisi un po' di breve termine, ok? Perché mi indica un po' di più quello che è il sentiment, un po' quella che è l'action, diciamo, più che sentiment, l'action di breve, no? Però lo preferisco, sinceramente. Però poi anche TradingView credo che sul daily faccia un po' confusione. A volte fa un po' sì, di shadow, un po'. Quindi non mi piace troppo, perché lo trovo un po' più pasticciato, cioè vedo meno action, per esempio, così daily. Sull'orario invece lo vedo un po' più definito, no? Quindi riesco un pochino più a orientarmi. E quindi, siccome questo è un settore che a mio avviso cambia ogni 5 ore, qua cambia completamente, preferisco analizzarlo così. Poi è ovvio che su un'ottica invece di lungo periodo vado a vederlo solitamente daily. Ma infatti volevo farti notare appunto come in realtà vediamo che dopo agosto, che c'era stato appunto poi il crash a settembre, sì, no, di tutto il settore, guardiamo proprio, vedi come, ma lo sai benissimo, dell'estrema potenza appunto dello spostamento poi, no, dell'attenzione su Bitcoin. E quindi andare a esporsi in alz contro un trend così forte, della dominance così preponderante, diciamo che poteva essere magari una fase di accumulazione dei nomi che interessavano di più, ok, per poi sperare in un calo della dominance. Però c'è stata una sofferenza molto molto forte, ed oggi stiamo avendo la stessa cosa lato contrario. Quindi secondo me è proprio un bello specchio anche per chi si approccia da poco, per capire quando è il timing di espormi in altcoin o quando in Bitcoin. Secondo me, ecco, una cosa così, senza andare a fasciarsi troppo la testa con 1500 analisi indicatori, no, alla fine è qua, anche perché a me non piace troppo guardare quegli indicatori all season. Sono in ritardo. Alla fine, sì, sono in ritardo, non mi danno un'informazione, non riesco a capire bene che conti facciano. Mi piace di più darmi un'occhiata appunto a questi grafici qua, perché credo io avevo visto un indicatore che, cioè, mi ha fatto molto ridere, perché si chiamava proprio indicatore all season, e aveva tipo l'RSI, no? Un intervallo sopra il quale lo definiva all season e sotto Bitcoin season. Poi ho visto com'era calcolato, e praticamente ti dava all season sì se le altcoin avevano sovraperformato Bitcoin per gli ultimi 90 giorni. Praticamente ti dice alt season appena è finita l'alt season, cioè è la cosa più ritardata sì, che abbia mai visto, incredibile. Cioè utilizzare quell'indicatore lì vuol dire fare l'opposto di quello che dovresti fare. Ma esatto, e poi diventa pericoloso, perché poi magari una persona che si basa su questi indicatori qua, ecco, mi vanno a dare. Però credo anche una cosa molto interessante, secondo me, combinare a queste analisi anche l'on-chain, perché è una di quelle cose
che io guardo spesso, soprattutto su Bitcoin, dove abbiamo dei dati magari di inflow negli exchange, è importante per capire anche se effettivamente c'è manipolazione o meno di mercato. Perché secondo me, anche in tutta questa fase qua, secondo me, che ovviamente è stata una fase correttiva e ci sta dopo aver fatto, guardiamo sul daily, un pump esagerato, ok, parabolico, però secondo me un po' di manipolazione qua, in questi dump qua c'è stata, secondo me, perché appunto non trovavo un riscontro negli inflow e negli exchange, anzi vedevo mantenersi più o meno stabili, anzi con un trend anche calante, e invece vedevo scendere aggressivamente il prezzo. La vedevo un po' così. Secondo me combinarla, visto che abbiamo la possibilità di farlo nelle analisi, ma in maniera anche molto, molto semplice, quindi senza farsi troppi viaggi, secondo me ci dà un'idea chiara se effettivamente, perché nel 2017, quando è scoppiata la bolla, abbiamo avuto un inflow negli exchange veramente alto, e quindi era anche lì un indicatore che forse qualcosa stava cambiando proprio. Eh sì, poi lì alla fine era tutto un susseguirsi di take profit nel 2017, mentre adesso sì, sembra che ci sia più l'ottica da investitore rispetto che quella del take profit di breve dello speculatore. Ultima domanda, perché qua se no stiamo qua facciamo notte. Sì, esatto. Qual è un livello, tornando al discorso della dominance, che secondo me è stato molto di interesse, vedo molti molto coinvolti, qual è un livello di valore sulla Bitcoin dominance che indica un momento di forza della alt? Dunque, secondo me, dico la mia opinione, poi dici la tua, visto che usiamo due time frame diversi, due approcci forse un po' diversi. Io mi baso semplicemente su tre medie mobili, ho un approccio veramente semplicistico, forse fin troppo, perché vado a vedere su time frame giornaliero come si comporta la dominance rispetto alle tre medie mobili 9, 30 e 100, veramente una banalità pazzesca, però in realtà poi non lo utilizzo come segnale operativo, perché vado a vedere il setup sulla singola alt. Però in base a una serie di segnali che mi dà la dominance, in primis il cross ribassista della dominance sulla EMA 30, poi il cross della EMA 9 sulla EMA 30 e il cross della dominance sulla EMA 100, e ti parla uno che non utilizza mai le medie mobili nella sua analisi, a parte in questo caso, vado a creare, diciamo, degli scaglioni di esposizione massima possibile in altcoin, dove il primo scaglione, che è la fase di uptrend della dominance, quindi fin tanto che ci troviamo con i cross rialzisti e la dominance sopra la EMA 30, esposizione massima del 2%, speculativa chiaramente. Mentre quando abbiamo il primo segno di cross ribassista sulla EMA 30, vado dal 2 al 5% e poi aggiungo un 2-3%, diciamo così, ogni segnale ulteriore, ovvero il cross delle due medie, il cross sotto la EMA 100 e il cross EMA 30 EMA 100. In sostanza è una banalissima trend analysis che mi dice soltanto quanto posso permettermi di espormi sulle altcoin, perché poi vedo ovviamente il trend, decido la massima esposizione, vado a prendere l'elenco delle altcoin, faccio l'analisi sulle altcoin e dico bene, apro un long qui col take profit lì, apro un altro long qui e poi vado a seguire il singolo grafico, perché poi è quello che mi dà il segnale operativo. Tu invece come ti muovi di solito? Ma allora, anch'io ho un paletto di esposizione massima in alt, cioè per me non esiste andare oltre un 30%, ok? Nella parte proprio massima 30-40%, 35%, ecco, ma ci arrivo molto poco. Quest'estate io sono arrivato al massimo a un 35%, ok? Anche quando veramente eravamo spinti, non sono andato a espormi di più. Però è ovvio che poi lì dipende un po' anche dal tuo grado di rischio, da quello che vuoi, da quello che è il tuo obiettivo, da come la vuoi strutturare. Io personalmente guardo tanto la 200 oraria, come ti dicevo prima, perché mi fitta sempre molto bene e mi fa sempre capire, ad esempio in questa fase qua, che appunto siamo in uptrend e quindi vado a scalare posizioni, ok, sulle alze rientro in Bitcoin. Quando la perdo, poi voglio vedere effettivamente continuazione, ok, per farmi pensare a un cambio trend, quindi in questo caso no, perché è stato un black swan tra virgolette, quindi per il momento io non vado a scalare. Ovvio che in questa situazione qua io non andrei troppo a incrementare le mie alze, perché comunque siamo già in una fase, mi posso aspettare una reazione della dominance o una
centralizzazione arrivati a questo punto. Quindi personalmente tendo sempre ad avere delle percentuali fisse che non vanno oltre certe soglie, per poi andare anche lì. Io non so effettivamente quando andrò a perdere poi il trend, no? Effettivamente, cioè posso fare un'idea, posso avere un'idea, però ecco, l'uscita la tendo sempre magari a scalare su più livelli, se vedo che effettivamente c'è una continuazione a rialzo, passando ovviamente a Bitcoin, però tendo un po' a capire anche il momento. Chiaro. In generale. Chiarissimo. Bene, guarda, non so a te, ma anch'io ho preso qualche appunto mentale, perché a me fa sempre piacere confrontarmi con operatività di altri, prendere spunto, rifletterci sopra, vedere dove si può migliorare. E quindi io ripeto la cosa che ho detto all'inizio: amici che ci state seguendo, che seguite me, non seguite solo me, cioè chi segue solo una persona è sempre limitato, quindi cercate di ampliare un po' gli orizzonti, di seguire più persone. Siamo in pochi in Italia, quindi ci potete tranquillamente seguire tutti senza troppo sforzo, e soprattutto seguite Emiliano sul canale Afterside Crypto, lo trovate qui su YouTube, anche su Twitch tra l'altro, che ho scoperto da poco che fai anche i live su, sì, Twitch. Quindi quando è che li fai, a proposito? Faccio, sì, ma allora non ho una data fissa in realtà, cerco di farne uno, massimo due a settimana col tempo che ho, appunto per cercare di vedere anche se ci sono delle situazioni magari di mercato particolari, quindi tendo, sì, a farlo, se effettivamente riesco a gestirla con un video. Però credo sia molto più bello la live, appunto come ti dicevo, perché c'è più interazione, ha più senso quello che facciamo, no? Rispetto a fare un monologo e buttarlo là, e vabbè, si ha anche un feedback, si riesce a capire anche quello che è il sentiment, che secondo me torna molto utile. Capire anche i commenti, cosa pensano le persone, penso sia un ottimo feedback. Però appunto non ho una data fissa, quindi tendo un po' a improvvisarlo. Quando ce l'ho lo scillo la mattina, oppure vedo come sono messo. Però per il momento siamo ancora in fase di assestamento, perché come abbiamo detto all'inizio il canale è nuovo, quindi è un po' un esperimento tutto. In video cerco invece di farli giornalieri sicuramente, perché credo un po' in questa analisi un po' time sensitive, no? Riesco a dare quei 10 minuti, un'analisi rapida, veloce di quello, sì, che sì, è la mia, sì, vero, che arriva subito, non diventa pesantissima. Ecco, cerco sempre di essere più leggero possibile per non fare un pippone così di analisi tecnica che magari sei il contrario troppo di me, insomma. Io invece sono quello dei pipponi che durano un'ora. No. Ma no, ma no, tu, no, tu invece fai un'analisi secondo me più proprio strutturata. Io invece tendo magari ad andare un po' più sulla, un po' più, ecco, in overview. Tu magari vai, però più, guarda, appoggio molto anche il discorso del time sensitive, perché a volte ci sono dei momenti in cui bisogna proprio cogliere quella specifica situazione. Effettivamente è importante in un mercato che si muove in fretta come quello delle cripto, che non ci dà il tempo di dire, sa, torno tra un paio d'ore, torno domani, perché domani è già cambiato tutto. Concludo dicendo che hai anche un canale Telegram, un gruppo Telegram. Ah, dai, sì, scegliamolo anche questo gruppo Telegram. Esatto, Telegram. Dove... scegliamolo. Afterside Crypto anche su Telegram, Afterside Crypto Chat, lo trovate anche in descrizione nei video che faccio su YouTube. Appunto è un canale ovviamente gratuito, dove ci andiamo un po' a scambiare le opinioni, le idee, quindi cerchiamo anche di essere d'aiuto insieme agli altri ragazzi che ci aiutano appunto a fare questo. Cioè, trovate anche Simone, i vari admin del canale, che è sempre molto disponibili con tutti, quindi vi aspettiamo anche lì. Leggo un altro commento che dice: finalmente una visione diversa, che palle il solito breakout retest. Effettivamente è vero, lo dico anch'io che palle, perché poi li manco tutti. No, sto scherzando, comunque è vero, davvero è utile avere delle visioni diverse, scherzi a parte. E quindi io spero che ci sarà un'altra occasione di rivederci live, magari facciamo un po' sul tuo canale, un po' sul mio, vediamo. Domani faccio un bel sondaggio su Telegram per vedere l'apprezzamento, adesso lo ricarico su YouTube ovviamente, e vediamo così se è piaciuto. Ma io ho l'idea di sì, perché ho visto dei bei commenti positivi, vedo tutti belli carichi, e quindi secondo me non sarà l'ultimo appuntamento. Io appunto lavorerò su questo discorso del cercare di convincere il più possibile a conoscere anche punti di vista di altri, perché mi piace proprio l'idea
far seguire persone che secondo me meritano al di là di tutto, quindi porterò magari anche altre persone, vediamo un po' per fare delle chiacchierate, dei confronti. E quindi basta, direi che per oggi abbiamo parlato abbastanza, abbiamo fatto 1 ora e 20, è tanto anche per me addirittura. Io ti saluto Emiliano, ti ringrazio di nuovo per la tua disponibilità a fare questa chiacchierata, spero che sia stata apprezzata. Grazie a te. E grazie a tutti voi che ci avete seguito e ci vediamo alla prossima. Noi ci rivediamo venerdì, ci sarò solo io presumibilmente, però sopportate i miei breakout retest ancora per un po', dai, poi vi porto ancora qualche ospite. Buona serata a tutti quanti e alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie a te. Grazie.